Ciao a tutti, da parte del gruppo A Volo a Volo, io sono Alessia e insieme oggi realizzeremo questo fantastico portaoggetti firmato A Volo a Volo. Un barattolo, Un gomitolo di spago, un paio di forbici, colla vinilica, un bicchiere di plastica o un vasetto. Un pennellino, fogli bianchi, una matita, dei pastelli colorati e un pennarello nero. Quindi ora possiamo iniziare con la realizzazione di questo fantastico portaoggetti. Innanzitutto prendiamo la colla vinilica e il nostro bicchiere di plastica o comunque vasetto di plastica e mettiamo un po' di colla vinilica all'interno del bicchiere. Quindi ora prendiamo il nostro vasetto, che può essere un vasetto della marmellata oppure un vasetto di yogurt o qualsiasi altro vasetto che avete in casa, già in casa. Quindi con un pennellino prendiamo un po' di colla vinilica e iniziamo dal basso del nostro vasetto cioè iniziamo a coprire il basso del nostro vasetto con la colla. Prendiamo l'inizio del nostro gomitolo di spago e iniziamo ad attaccare lo spago sul vasetto, appunto, dove abbiamo messo la colla vinilica. Siamo quasi arrivati in cima al nostro barattolo. Continuiamo ancora mettendo la colla e girando il nostro spago lungo il barattolo. Mi raccomando, tirate bene. Arrivati in cima, tagliamo l'estremità dello spago con le nostre forbici. Ricordatevi di farvi aiutare da un genitore e incolliamo anche l'estremità dello spago sul barattolo. Prima di avvolgere lo spago attorno al nostro barattolo, passiamo alle decorazioni a volo a volo. Cioè, disegniamo sul foglio di carta la testa, le ali e gli artigli, le zampe di un pappagallo che poi incolleremo sul nostro barattolo. Quindi passiamo a disegnare. Il disegno è completato. Come potete vedere, ho disegnato la testa del pappagallo, l'ala e le zampe. Quindi ora passiamo a colorare. Pappagallo, quindi non ci resta che definire i contorni con il pennarello nero. Fatti i contorni del pappagallo, ritagliamo quindi la testa, l'ala e le zampe con le forbici. Fatevi aiutare da un genitore. Quindi la testa del pappagallo, l'ala e le zampe. Quindi ora passiamo ad attaccare questi tre pezzi al nostro barattolo.
Eccoci di nuovo qui con il nostro barattolo da terminare, con le decorazioni a volo a volo che abbiamo appena realizzato. Quindi passiamo ad attaccare la testa del pappagallo al barattolo utilizzandola con la vinilica che abbiamo utilizzato già in precedenza. Quindi mettiamo sempre con l'aiuto del nostro pennellino la colla vinilica sul bordo superiore del barattolo. Ed incolliamo il nostro pappagallo, cioè la testa del nostro pappagallo. Il nostro portaoggetti è terminato, lasciamo asciugare bene la colla vinilica e non vi preoccupate se vedete un po' di colla vinilica al di fuori delle parti del pappagallo, perché poi una volta asciutta del tutto non si noterà, sarà trasparente. Una volta che la colla si è asciugata del tutto, questo è il risultato: un fantastico portaoggetti firmato a volo a volo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e a presto!